Benvenuti alle previsioni dell'oroscopo. Oggi è il fine settimana, domenica 23 gennaio 2022. Godiamo cielo. Quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Domenica simpatico fuori città. Tutti gli ingredienti per una domenica in plein air, godendovi il sole di gennaio e le giornate limpide ad altitudine elevata, che vi garantirà anche una bella abbronzatura. Purtroppo solo a mezzo volto, però, chiare con la mascherina, che rottura. A rendervi comunque di ottimo umore Giove e la Luna in sestile, garanti di una bella gita nella natura. Il rischio di indisporvi, però, c'è, un'emergenza di lavoro, dribblata comunque con astuzia e diplomazia scambiando il turno o chiedendo il favore a un collega libero da impegni. Se invece l'impedimento è un malessere, fate leva sul vostro lato più coriaceo, appunto il guscio di gambero, non dite nulla e sperate che passi, avete ragione, un po' di moto, aria pulita e il contatto con il bosco o con qualche bel esemplare storico, sinonimo di longevità, riescono a riequilibrarvi. Sorte alterna con momenti di sfiducia totale che seguono momenti di speranza e positivi. I progetti sono stati rinviati e hanno causato disaccordi con il partner. Spese eccessive, perdite, anche consistenti, al gioco o in investimenti, perdita di lavoro, perdita di affari. Un periodo incerto e insicuro che non tende a passare. Per alcuni di voi è sconsigliabile uscire per shopping, ci saranno delle spese impreviste e quindi meglio risparmiare in vista di queste. Se pensate che il vostro partner si convinca a forza di parole state perdendo tempo, rispettate i suoi tempi e concedetegli la fiducia che pur merita. Una possibile discussione con un figlio o un amante. Meglio evitare il gioco. Sarai distratto. Questioni riguardanti l'amore o i soldi da sistemare. Oggi non spazientitevi ma cercate di operare con pazienza in tutto ciò che farete. Ci è una cosa che vorreste fare da tempo e non avete mai fatto, è il momento di iniziare. Mercurio oggi vi renderà taciturni e avrete poca voglia di imbarcarvi in discussioni lunghe che non portano a nulla. Meglio passare indenni questo giorno e sperare in domani. Se vi allontanate dagli altri potreste anche restare del tutto soli, non è il modo migliore per risolvere qualche vostro problema. Oggi, approfittando di Mercurio favorevole, cercate di coltivare di più il rapporto con gli altri. Oggi provate a staccare dai social, siete troppo coinvolti e questo non è bene. Staccate la spina dai social e vivete un po' all'aria aperta, andando in giro per negozi o solo godendovi un momento intenso di relax. Se è il vostro coraggio a difettare, tuttavia non vi difettano certo il buon senso e l'intraprendenza. Mettete a frutto le vostre qualità e cercate di iniziare un percorso alternativo. Oggi qualcuno potrebbe proporvi qualche buon affare. Per lui. Non fidatevi e tenete gli occhi ben aperti. Alla fine i sogni possono anche attendere. Soprattutto quando si dimostrerebbero poi poco convenienti. Non fatevi cogliere impreparati da questa giornata, soprattutto sulle questioni di amore. Non permettete a nessuno di mettervi i piedi in testa, soprattutto nell'ambito sentimentale, non piegatevi alle volontà altrui solo perché avete paura delle reazioni altrui. Resistete dalla volontà di combattere e di immischiarvi in qualcosa troppo grande per voi in questo momento. Non potete mischiare il lavoro con la vostra vita privata, tanto meno con i vostri affari personali. Orizzonte dei transiti che mostra alti e bassi frequenti, per via di Venere, uno dei vostri pianeti nomi tutelari, in posizione contraria dal segno nemico, amatissimo del Capricorno. Non vi manca la grinta, l'energia, la forza per difendere efficacemente le vostre prerogative in casa e fuori. Nel segno metamorfico dei pesci abita Nettuno, che vi spalleggia con forza, specie se appartenete alla terza decade. Se qualcuno insomma cerca di mettervi nel sacco, venderete oggi cara la pelle. Cari Cancro, oggi vi sentirete meno introversi del solito, e a vostro agio nel socializzare. Paradossalmente, questo potrebbe avere un impatto negativo sul vostro lavoro. Fate attenzione alle relazioni professionali e a dove potrebbero portarvi.
Il tuo senso di frustrazione ultimamente si sta intensificando ed hai l'impressione che potresti scoppiare da un momento all'altro. Purtroppo non è mostrando la tua rabbia che ti avvicinerai ai suoi obiettivi, ma hai davvero bisogno di esternare i tuoi sentimenti una volta per tutte. Cercate di aprire le porte a quei progetti che avevate accantonato, poiché non vi sentivate all'altezza. Era soltanto una vostra impressione, dalla quale vi siete finalmente destati, quando avete compreso appieno le vostre potenzialità. I veri problemi sono altri, ma per il momento non dovrete occuparvene. Pensate piuttosto a dare seguito a tutto quello che avevate risposto solo nelle vostre speranze e che ora sono realtà. Plutone insieme a Venere dal segno opposto vi tiene sotto scacco, ma oggi deve vedersela con lo scudo protettivo della Luna in sestile al vostro segno. Sarà un bel match col partner e l'amico di famiglia. O tra voi stessi e l'amicizia che vuole trasformarsi in amore ma incontra le vostre resistenze. Amore ed Eros. Partner immosonito, anche lui o lei ha le sue ragioni. Per l'ennesima volta mandate all'aria tutti i programmi della domenica per dedicarvi al lavoro, il posto è importante, perciò avete ottime ragioni, ma chi vi ama vorrebbe passare più tempo con voi e ci resta davvero male. Qualche piccolo contrattempo rende la giornata più faticosa del previsto anche perché risulta complicato spiegare al partner alcuni comportamenti ambigui del periodo. Non trascurate il suggerimento delle intuizioni. I pianeti signori del vostro segno sono proprio quelli che parlano di affettività, di sentimento, di possibilità di sintonizzarvi, come voi veramente vorreste, con la persona amata. Venere è in angolo negativo eppure Plutone è in posizione sfavorevole. Come risultato abbiamo che oggi è più in evidenza la parte passionale dell'amore su quella emotiva e romantica. E sicuramente ha un segno un po' troppo lirico e ineffabile come il vostro non può che fare bene tutto questo. Lavoro e denaro? Il clou della giornata, non solo faccende di casa, anche affari personali e incombenze aziendali. Comprensibile se siete di turno, in caso contrario qualcuno se ne potrebbe anche risentire. Potrebbe essere il momento buono per pensare ad una nuova azienda. Avete lo spirito giusto. Perché non seguire il suggerimento delle stelle? Riceverete significativi apprezzamenti per l'attività svolta in questi ultimi giorni, specie se festeggiate il compleanno nella seconda decade e, inoltre, una notevole attestazione di stima per il vostro senso del dovere con la sempre impareggiabile professionalità dimostrata sul campo. Benessere. Malessere, nulla di straordinario, un filo di tosse, bronchi e pancia fuori posto. Anche se non sembra i due sistemi sono collegati, la marmellata lassativa a base di sambuco e prugne potrebbe risolvere entrambi i problemi, insomma i classici due piccioni con una fava. Vi sentirete bene nella vostra pelle, sensazione che da tempo non provavate. Siete pieni di vita e brillate di una luce nuova da fare invidia a chi ha la fortuna di incontrarvi sulla sua strada. Per lei. Tra sorelle il battibecco non si arresta mai, nemmeno nel weekend. Siete nate litigando e continuerete anche quando diverrete nonne. Per lui, cultura sempre, anche se siete oberati di impegni e gli amici sollecitano la vostra presenza. Riservate almeno qualche ora alla lettura. Colore delle emozioni, rosa salmone. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.